Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Succede che mesi fa, lei se lo ricorderà, la stessa ANCE ha detto che se c'era stato un lievitamento, la società dei costruttori, un lievitamento per esempio, sto facendo un esempio, delle materie prime che porta a un aumento del 30% dei costi complessivi dei lavori. Succede che bisogna probabilmente focalizzarsi su quello che è realizzabile con priorità. Obiettivi concreti. La devo dire tutta, secondo me non succede niente di diverso che cercare di fare il meglio per spendere come si deve tutte le risorse che ci sono. Io capisco la necessità di voler vedere la negatività, ma sto anche lì alle parole di Matteo Salvini che ha detto tranquilli tutti. Ma l'Europa in tutto questo mi si pone, perché ieri il ministro Fitto, dopo aver smentito gran parte delle frasi riportate dalla stampa, però ha parlato di questa interlocuzione che c'è in corso con l'Europa, ripeto, che ha un eccesso di attenzione, insomma, ma l'interlocuzione nel momento in cui, ripeto, è stato pensato un PNRR che poi è stato, diciamo così, attraversato un momento storico che ha visto una crisi delle materie prime, una guerra, e sulla guerra io non mi trovo d'accordo con lui, penso che il dibattito ci sia, e gli faccio pure presente che è stata fatta una survey addirittura in Europa per cui dice che il 60% delle persone è assolutamente favorevole. Ieri noi per la pace siamo tutti, poi è chiaro che per avere una pace devi avere una trattativa a un tavolo, non ci puoi mandare uno dei due della trattativa a spoglio. Ieri Repubblica ha scritto che hanno vinto gli ucraini. Scusate, se non riesco, fatemi andare avanti. No, e quindi le dicevo, semplicemente è stato un piano che è stato attraversato da degli eventi talmente eccezionali che hanno e avranno degli effetti sui costi e la realizzabilità dei lavori. Non ci vedo niente di incredibile a dire che bisogna fare un'analisi a condizioni date, questo è semplicemente, ma senza traumi. Anzi, le rammento che questo è un governo che mancavano degli obiettivi da perseguire, se non sbaglio una ventina su 50 o addirittura una trentina su 50, non ricordo, ma comunque sono stati raggiunti tutti, e anche lì si faceva, no? Si urlava al lupo, sì, Dio, quello che però governo. Possiamo dire che l'Europa, leggevo le dichiarazioni, alla luce dei ragionamenti e delle riflessioni che state facendo, ancora aspetta, diciamo, il piano complessivo di revisione da parte dell'Italia. Tutti questi retroscena, no? Mi ricordano prima del G7, l'Europa isola l'Italia isolata, poi abbiamo visto addirittura tutti i partner europei attorno alla Meloni, la discussione con Macron, Biden che l'abbraccia per l'Emilia Romagna. Se vi prende, sembra un paese isolato o su cui l'Europa Paese delle fondatore dell'Europa, peraltro, l'Italia. Io non la vedo così. Che volevi dire, ti prego, molto breve, perché poi voglio chiudere con il libro di Alain, il nuovo libro. Io volevo dire che il problema che il ministro Fitto sta trovando riguarda proprio le infrastrutture, quindi capisco che l'onorevole Ravetto sia preoccupato e che le infrastrutture sono del ministro Salvini. Però quello che ha detto Fitto ieri e che ha detto già tante altre volte è la pura verità dei fatti, cioè nel senso ci sono alcuni interventi che non potranno essere fatti, bisogna dirlo subito, purtroppo siamo molto in ritardo invece onorevole Ravetto, sugli obiettivi di giugno ne avevamo 52 da raggiungere, non sappiamo più niente, siamo a metà maggio. Allora, mi spiace che alcune voci tifino contro il paese. Io tifo stra positivo. Quindi non parliamo del ponte sullo stretto e concentriamo le energie sul PNRR. Solo questo sto dicendo. Allora, lasciamo un attimo da parte il PNRR.